Ero in seminario mio malgrado. A un certo punto, una sera, volevamo andare a vedere sul cornicione vicino il convento di suore della clausura che stava attaccata a noi, per vedere qualche suora, qualche mezzo orecchio, un po' di capelli, se riuscivamo a intravedere. A quell'età vengono queste curiosità sessuali. Non ci riuscimmo, ma fummo beccati. E a metà anno scolastico, era il quinto ginnasio che facevo, fummo cacciati via, io e l'altro. E noi, io mi misi a piangere, e venne il vescovo addirittura convocato di sera, alle 10:30 di sera, e disse: meglio due ragazzi fuori dal seminario oggi che due cattivi sacerdoti domani. Oggi farebbe ridere questa cosa, però. E poi disse: Zaccaria, tu perché piangi? Tu devi essere contento, perché la tua vocazione non è quella di fare il prete, è quella di far ridere le persone. Perché, dico io, Monsignore, mi dice questo? Perché ogni recita che facciamo qua, o fa la parte di San Pietro, o fa il Giuda, o fa San Giovanni, Gesù non me lo facevano mai fare, non ero bello per fare Gesù. Però ogni parte che facevo di questi, la gente rideva. Perché la gente ride? Dico, non lo so, Monsignore, perché ride? Io questo leggo e questo dico. Dice, no, tu lo dici con una faccia che fa ridere. E questa è la mia faccia. E allora approfittane. Non fare sacerdote, non è obbligatorio. E pensate che questo signore che mi disse queste parole si chiamava Monsignore di Donna, che è diventato santo qualche anno fa. Era un frate cappuccino che era vescovo dell'Andria. Ecco perché ti dico, non è che mi mancava la vocazione, proprio c'è. E poi come è arrivato lo spettacolo? Una cosa è stare recita a scuola, una cosa è diventato questo. Torno a casa, mio padre è incazzatissimo, perché adesso devi fare l'integrazione del quinto ginnasio al primo liceo classico, devi fare tutto privato, tutto il solito, perché hai fatto tutti questi casini? Papà, perdonami, che non è andata. Ho tentato, però dopo un po' che stavo studiando, venivano le compagnie di varietà da Canosa, passavano, e tutti quanti, Zaccaria, e io dovevo andare in palcoscenico a fare qualcosa la sera. E facevo queste imitazioni, come ho detto, quelle che andavano a loro era Naschi Goldo, Marino Barreto e Armstrong, che fare, ciao, stasera sono qui, era facile mettere la calza e fare queste cose. Da lì poi una compagnia di varietà mi disse, vuoi venire con noi, facciamo la sceneggiata napoletana? Da Canosa andiamo a Foggia, poi da Foggia facciamo Napoli, stiamo un mese a Napoli. Io ma come faccio a lasciare tutti qua, mio padre poi si arrabbia. Mentre facevo questa considerazione, dalle quinte c'era una bella ballerina che mi guardava e faceva. Oh, io tra i 16 anni, 17 anni, potete immaginare, guardai questo e dico, dove devo firmare? E firmai subito il contratto. Da allora partì con la compagnia di varietà e non sono, pensate che mi sono ricordato proprio l'altra sera che mi hanno dato il premio San Gennaro Dei. E è bello prendere tutti questi premi adesso che sono diventato vecchio, mi chiamano maestro. Oh, tutto quanto, maestro, allora ti stai mandando lontano vinci. E mi hanno dato questo premio e mi hanno detto che, insomma, io sono iscritto al collocamento di attore a Napoli nel 1954, quando avevo 18 anni. Quindi da allora poi sono rimasto a cavalcare avanti e dietro, mi sono più fermato. Ecco, e il passaggio dal varietà al cinema, quando è successo? Dal varietà, io lavoravo in varietà, e si sapevano i soldi che si guadagnavano erano troppo pochi, non bastavano a me che stavo fuori con la compagnia, anche se io ero anche amministratore delle compagnie, quindi rubacchiavo un po' sul carico e scarico dei bauli, sul borderò, ma anche con quello non bastava a far vivere me e a far sopravvivere Lucia, mia moglie a Roma con Rosanna che era piccola. Allora capì che ci voleva altro. Feci per 11 anni questa vita da spettacolo. Poi decisi di fermarmi a Roma a fare il cabaret. Allora cominciava questo cabaret al Puff di Nando Fiorini. Allora non bastavano i soldi del cabaret, perché addirittura mi davano meno
di quanto guadagnavo a fare lo spettacolo. Però tutti quelli che lavoravano in cabaret avevano un altro lavoro a Roma e io mi trovai il lavoro la mattina di cameriere, perché quando finì di fare militare io ad Armanitaggia, vicino a Sanremo, feci pur di tirare avanti un po' e guadagnare qualche soldo, venire a Roma a fare l'attore, feci la scuola alberghiera, quindi avevo imparato delle cose. Allora la mattina andavo a Frascati a fare i matrimoni nei dintorni dei castelli romani, 200-300 persone da servire, tagliatelle, e guadagnavo lì la paga, un po' di mance. Poi andavo a casa verso le 6 del pomeriggio, stanco, morto, con i piedi gonfi, nella doccia, dormivo un po' e andavo in cabaret a lavorare. Lì successe tutto. Lì mi vide lavorare Vittorio De Sica, lì mi vide una sera per caso Dino De Laurentiis, che capitò lì, che non voleva andarci, ma lo trascinarono, e mi vide, e cominciò a farmi fare qualche film. Poi Franca Ingrassia, amici, mi hanno introdotto molto e mi hanno dato una mano nei primi film. Il resto, insomma, un po' tutti lo sappiamo.